economica italiana? Niente. Non è compito mio, ecco. Niente, perché c'è una certa età. La politica può essere una cosa bella. Taci! Taci! E staccheria a destra. Tazza! 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 Un nuovo miracolo italiano. Si rivolge ai cittadini in prima persona a Mario Monti per spiegare la manovra a cui lui stesso dà un titolo. Lavoratori! Io ti amo. Ma mi faccia il piacere! Qui è tutto magna magna. L'anno dello spread. Lo spread l'ho preso ieri sera con tua madre. Uno spread. Vai giù! Io va bene! Mandami la mia madre! Va bene, Antonio! Vai! È ora di finire ormai. Buonasera signori e signori, io sono Salvo Sottiletta, benvenuti al barattolo del tempo. Noi qui stasera proveremo a spiegare i grandi quesiti di sempre. Cosa c'è dietro l'angolo? Chi ha inventato le scale? Quant'è quant'altro? E soprattutto, perché Albano beve solo estate al limone? Ecco, adesso con il primo servizio proveremo a capire come si è sviluppato nel tempo e come è nato e dove è nato il rapporto tra l'uomo e la donna. Vai con i filmagini! Nelle pappose paludi del sud Europa, l'uomo Stradensis prova ad accendere un fuoco senza risultato. Il tutto è interrotto dalla scoperta di un particolare oggetto che attira la sua attenzione. L'analisi olfattiva del misterioso oggetto sembra risvegliare in lui un primordiale istinto carnale. Guidato da questa attrazione, l'uomo Stradensis va incontro ad una nuova rivelazione. Essa, dopo un'iniziale titubanza, le va incontro e le dona il più grande attributo che la donna abbia mai posseduto, il frutto del desiderio, la domanda e la risposta ad ogni perché, origine di tutto, la patata. La visione elettrizza il maschio e si catapulta ai piedi della donna. Biscotti che ci fai in mondiale generale? No, vabbè, non mi cammina prima di mangiare altro. Ho capito perché? Meglio questo. Nice, no, davvero, dai. Oh, questo. Poi. Pollo busto 1,99, scusa, buongiorno. Come fai sto pollo busto? Come no? Mi costa 1,99, vabbè. Io l'ho preso, l'ho fatto tutto, cubito. Ma che figli? Pollo a busto, 1,99. Pollo a busto, ma che mangi pollo a busto? Ma li mangiato mai? Sei zappa! Buono, buono! Mezzo chilo di biscotti. No, sto giù rubino. Allora. 1,99, pollo a busto, va bene. Tu ti ricordi che c'ho io? Scusa, rubino, che dice essa. Bentornati signori e signori al barattolo del tempo. Proveremo ancora qui stasera a darvi delle risposte. Perché i dinosauri si estinguono ad ogni documentario? Di che cosa odorano gli odori estivi dello stinco? Ma soprattutto, perché Bennari? Bene, ci siamo, è arrivato il momento di presentare il nostro secondo servizio con il nostro inviato speciale, Cas De Can, amici telespettatori. Buonasera, amici.
Dici, cazzo, dove sei stato in questo servizio? Sono stato nelle campagne in Marchigia. E di cosa parliamo in questo servizio, cazzo? Parliamo di una forma di alieni. Ok, ci siamo. Direi che è arrivato il momento di mandare le seconde filmagini. Buona giornata. Siamo venuti qui in campagna marchigiana e Villa Strada per una segnalazione di avvistamento. Mistero. Una storia che parla di alieni, forse alloidi. Cerchi nel grano. Grano nei cerchi. Contadino, ho visto tutto. Andiamo. Signore, bentornati. Tu contadino mistero? Io contadino. Allora, racconta tutto questo mistero. E te lo raccontare, assassino. L'altra sera, dopo cena, sono scappato già a fare un giro la pura per vedere come sta c'è messo, se era ora di batte. Mi sono accorto che... Grano di batte? Mistero. Mi sono accorto che era acciaccato tutto. Subito avrò pensato che sono stato Simone Lacci che mi ha fatto un dispetto. Ci avrò accorto che è morto. Marducato. Mistero. Ci avrò accorto che è morto. Poi dopo sono girato in casa. Sono girato in casa, ho visto che erano tutti fatti bene, sì, così, tutte forme strane, già io. E dopo ho chiamato il nipote, mi ha detto, ma chiama il dire mistero. E dopo si è arrivato tu. Ok, grazie. This race of aliens. Gli aloidi sono una particolare razza aliena, proveniente da una galassia sconosciuta. Un video amatoriale ha catturato le immagini del loro sbarco sulla Terra e delle loro opere ribattezzate Cerchi nel Graalo. Gli aloidi si contraddistinguono per l'enorme corporatura, gli arti grandi e tozzi e il loro particolare linguaggio. Dagli studi effettuati è stato diramato un tassativo comunicato per chi dovesse incontrare un aloide. Non date loro del cibo, potreste pentirvi. Mi sento osservato.